Roberto Alberti, presidente di Federspedi. Presidente, il momento è delicato, siamo di fronte a una riforma che doveva partire, per la verità, qualche mese fa e che invece ora è stata anche in alcuni punti una riforma portuale emendata. È qualche cosa in proposito? No, anche noi stiamo aspettando da tempo questa riforma. Abbiamo espresso in un primo momento apprezzamento per questa carattere generale, per questa riforma. Questa fermata ci preoccupa un po', ci preoccupa, o almeno mi preoccupa non tanto per i tempi quanto per i soliti problemi. Cioè, si dimostra ancora una volta di parlare più di cose di potere e di poltrone, se posso dire, anche che di cose tecniche, quindi mi sarei aspettato un altro livello di discussione che non c'è stato, e dato che noi puntiamo molto sulla correttezza del coordinamento che ci sarà a livello nazionale, quindi sulla tutela degli interessi di tutti gli operatori portuali, vedere che ancora comunque si continua a ragionare su logiche non strettamente commerciali ci preoccupa. Presidente, parliamo di spedizioni, l'è preparatissimo, si apre il Gottardo, ci saranno problemi, cioè andrà sempre più via merce in Nord Europa o recupereremo qualcosa? Questo è il dilemma. Questo è quello che si chiedono tutti, chiaramente nella costruzione di una rete europea si gioca per una facilitazione globale nei flussi delle merci, e evidentemente chi ha le carte più in regola, chi è più capace, poi ne usufruirà a proprio vantaggio. Noi speriamo che con le opere che stiamo facendo e le riforme che finalmente, direi, negli ultimi tempi si stanno avendo, si riesca piuttosto a giocare una partita di anticipo, di attacco, piuttosto che continuare a subire una sottrazione di traffici da parte dei porti nord europei. Un ultimo flash sulle dogane, Presidente. Le dogane ora fanno questo, diciamo, manifesti in mare. Prima che arrivino è già tutto a posto, ma siamo veramente così ormai telematizzati o c'è ancora da lavorare? No, c'è ancora da lavorare, tutte queste cose vanno testate, ci sono un'infinità di problemi, sono cose molto complesse. Però la direzione è questa, la direzione è quella di... I dati ce li abbiamo tutti, il mondo ormai funziona sulla telematica, i dati sono conosciuti ben prima che le merci arrivino, quindi può essere soltanto questa la strada, prendere questi dati prima che le merci arrivino, utilizzarli e quindi efficientare tutto il sistema.